la sua per regola oggi ci ospita al grande rientro del 2019, lo abbiamo dedicato a lei, alla sua arte meravigliosa, alla sua eleganza come persona, alla sua delicatezza, perché è una persona che si ha solo da guadagnare a starle vicino. Vi consiglio di vedere bene con attenzione i suoi lavori, perché conoscerete un'artista molto molto profonda. Al di là delle sue opere c'è qualcosa, ci sono dei viaggi, ogni opera è un viaggio, che sia un gioiello, una scarpa creata, posso dire, ad arte, forse è una ripetizione, ma l'arte vera e propria la si respira e la si tocca qua dentro. E con me oggi c'è Paola Piasti, che è una signora a parte bellissima. Io sono circondata da queste due donne meravigliose. E sono anche un attimino in imbarazzo. No, assolutamente. Allora, Paola è nella scuderia di Rupe Mutevole, sì. Con Rupe Mutevole, questa casa editrice. Prima di parlarvi nel dettaglio di Paola, voglio soffermarmi un attimo su Rupe Mutevole. Perché parlare di questo libro, parlare di Paola e parlare anche di Senza Barcode, della nostra associazione, lo si deve fare tenendo in considerazione anche Rupe Mutevole, che al di là di una casa editrice, è Cristina Del Torchio, che è il Deus Ex Machina di Rupe Mutevole, è un fil rouge dell'eleganza tra Carla, Paola e Cristina. Vero, sì. Abbiamo tre donne in campo meravigliose. Alla casa editrice, lo vedete nel suo libro, ha una delicatezza, un'eleganza, una professionalità nel lavoro eccellente. Quindi fatemi spendere queste due parole per Cristina, a parte il fatto che poi Senza Barcode collaborerà con Rupe Mutevole in maniera molto più stretta, ne parleremo fra qualche settimana. Ma è veramente un matrimonio meraviglioso, Paulette e Rupe Mutevole. Paulette è l'opera di Paola Fiaschi, sì. Che è una donna molto forte, che sa scrivere molto bene e che vi farà vedere le immagini del suo libro, perché ha un modo di descrivere veramente importante, dettagliato e non vi imporrà delle immagini. Quello che lei è molto capace di fare è portarvi alla finestra della sua storia e raccontarvela con estrema delicatezza. Quindi grazie Paola di esserti iscritta alla nostra associazione culturale, che quest'anno va verso il settimo anno, si occupa di un po' di tutto. Abbiamo un magazine, facciamo cronaca, politica, benessere, salute, facciamo tanta cultura. Ci occupiamo di autori emergenti, ci occupiamo di artisti, di musicisti, insomma facciamo veramente un po' di tutto, ma lo facciamo divertendoci molto. Paola è arrivata dalla Toscana con il suo meraviglioso accento per raccontarci politica. Vi devo raccontare una cosa, io ho conosciuto Paola tramite Valerio Sensin, sì. Che è un... È bene nominare, perché è con amico. Noi anche stasera, esatto, ci ha fatto anche tanti sì, è vero. E ci ha detto, ci ha fatto incontrare, perché forse l'avevo già capito, ed era ottobre, sì. Novembre, qualcosa sì. Del genere. Io parlai di Paola anche a Carla e me ne innamorai. Lessi Paola con calma, non l'ho letto subito, non l'ho divorato, un po' per gli impegni, un po' perché è un libro che merita attenzione. E quando abbiamo iniziato a parlare con Paola di questa presentazione, io con un po' di timore mi aspettavo mi dicesse quello che mi dicono tutti. Quali sono le domande? Mi dici che domande mi farai? Invece lei mi disse no, mi interessa farci una chiacchierata sul libro, questo dimostra la tua maturità, non solo come donna, ma anche come autrice. Quindi ti faccio una domanda molto semplice. Chi è Paulette? Guarda, è l'unica domanda che mi mette veramente in crisi. Che ma pensa che però, sì, è l'unica domanda che mi mette in crisi. Ma Paulette è un personaggio che io ho scritto, ma poi
sarà anche il lettore, perché quando si scrive, per quanto lo scrittore possa raccontarti una storia e possa descriverti quello che accade, poi tocca anche al lettore, è un viaggio per metà. Paulette è una donna che è uscita dalla penna, sinceramente, un po' anche prepotentemente, perché questo è il mio primo libro che, diciamo, che è uscito fuori. Ho scritto tra l'altro fin da sempre, perché per me era una valvola di sfogo. Ecco perché dico che Paulette è uscita prepotente, perché io volevo raccontare magari qualcosa anche di me come primo approccio, no? Con la penna, in momenti di solitudine, di disperazione, tutti ci abbiamo nella vita, non lo neghiamo. Io sono una e sto anche da sola, e che mi piace affondare anche nel dolore, no. E quindi da lì, scrivendo alcune cose, Paulette, che è qualcosa, e lei poi è stata lei a raccontarsi a me. Quindi io ho preso la penna, quando mi mettevo a sedere, accendevo il computer, anche perché scrivo un po' a mano, un po' a computer, mi suggeriva delle cose e io mi sono trovata in compagnia perfettamente. Quindi tutte le volte avevo anche bisogno di capirmi o confrontarmi, l'ho fatto con questo personaggio. Scrivere è una terapia. È una terapia. Io sono convinta che ci sono autori che scrivono. Sì. E autori che hanno dei rigurgiti dell'anima, sì, tirano fuori le parole. Per me scrivere è trasformare anche il dolore, come dipingere, come... Ora, non è detto che per forza venga dal dolore l'arte, no, perché non sarebbe neanche giusto dare forti emozioni. Però penso che il dolore veramente sia, almeno per alcuni, la valvola, cioè la spinta che ti fa andare oltre. Perché ce l'abbiamo tutti dentro di noi, quel filo, no? quello schermo, e anche noi a volte abbiamo paura di oltrepassare, no? Perché ci sono delle zone d'ombra in ognuno di noi, perché ci abbiamo dentro tutto, il male, il bene, ci abbiamo tutto dentro, è che uno è più bravo. Quindi queste zone d'ombra, ecco, scrivendo come io, perlomeno per me scrivere, è attraversare tutte queste zone anche nei vari personaggi, perché io scrivo di Paulette, ma ci sono anche dei personaggi maschili che sembrano che fanno da sottofondo, mentre in realtà sono molto importanti, certo, per far poi venire fuori il personaggio Paulette, questa donna che si forgia anche su queste storie. Io vorrei farti delle domande, ma ho anche paura di fare degli spoiler, quindi devo stare un po' attenta, perché in realtà molto spesso si dice che per un buon romanzo non bisogna mai superare 6 personaggi. Invece, Paulette, i personaggi sono molti. In più, c'è una cosa che mi affascina molto, tantissimo, soprattutto perché mi chiamo Sheila, che è un nome straniero. In Paulette ci sono un sacco di nomi bellissimi italiani. Paulette è l'unico nome francese, è vero, in italiano. Perché questo nome? Allora, abbinando poi a tutti gli altri. Allora, bisogna rispondere alla verità. Io mi chiamo Paola, no, non sono io, però voglio essere sincera, è sempre stato un po' il mio soprannome, che mi hanno messo le amiche, perché Paola è un nome comunissimo, e quindi quando si esce, di Paola ce n'è tante, e delle amiche mi hanno sempre messo questo nome, Paulette, perché sì, ecco. E allora io questo Paulette l'ho sempre un po', diciamo, sentito nere, e poi ha un suono che a me piace, e quindi è un suono che a me piace, sì. e mi è rimasto proprio, ed è questa, essendo la mia compagna intima in solitudine, mi sembrava perfetta, quindi no? Stai ritornando a rispondere alla mia prima domanda, chi è Paulette? Sì. E chi è Paulette? Ma io sta chiedendo se è un libro autobiografico. Ecco, sì, no, ma io lo so che non è, lo so. Allora, io a questa domanda non voglio essere molto chiara, perché a me piace proprio, siccome io amo incontrare le persone, amo il contatto proprio, penso che sia la vera ragione per cui si esista, se no il resto ci fa crollare, veramente. E allora mi piace che magari qualcuno è incontro e l'ha letto e mi ha detto, sai, io in questa cosa ho visto te, e a me lì sta a me dopo rispondere sì o no, perché ovviamente vedendomi ora qui, se dopo leggete il libro,
anche in qualche mio atteggiamento forse troverete qualcosa in lei, è normale. Però lo lascio poi. Sì, perché il libro decisare agli altri dopo che si è letta l'ultima parte. Poi non è neanche un finale, non c'è un finale, c'è un finale aperto. Ed è un finale aperto, quasi un rini che si ricollega poi all'inizio. Tornerà un nuovo libro? In effetti sì. Al di là che possa essere. Al di là che io possa pubblicarlo, perché non è detto, non ho la bram- cioè non ho questa. Che vuol dire? Perché non è pubblicato questo. Sì, però al di là, scrivere è una cosa, decidere di pubblicare è un'altra. Cioè decidere di pubblicare lei o qualcun altro? No, decidere nel senso di poterlo far pubblicare anche, non è decidere che, cioè, di darlo agli altri, perché è donare, è donare, è donarsi. Io per esempio anche, cioè ti viene la voglia di dire lo voglio far leggere magari all'amico, ma nello stesso tempo c'è anche un po' di pudore nel, perché bene o male c'è sempre qualcosa, no? Che dà in più. Posso dire una cosa? Sì, certo. Allora, io credo che ogni forma d'arte, sia scrivere, dipingere, sì, suonare, cantare, è una forma che dà tanta emozione. E secondo me chiunque ha in sé una forma d'arte deve dare questa emozione agli altri, perché se no è inutile che ce l'ha, se la tiene per se stessa. Non ha fatto niente, no, ma non è lui, però ma se gli altri lo sanno, sì, ecco, sì. Lui è il cantante, ha cantato per tutto il mondo da sempre e canta, ci stava dicendo certo. Prima pure dentro la vasca da bagno canta, come io scrivo anche mentre sono a lavorare, allora, magari per una pena e una frase prova delle emozioni a scrivere dei libri, la signora proprietaria del locale prova emozioni a fare dei quadri, queste emozioni vanno date agli altri, se no non deve farle, no è vero, però non ha senso, capito? E quindi io ho suonato tanto tempo su un palco, sì, e c'avevamo anche 3-4 mila persone sotto, ma io non ero nessuno, ma per un giorno ho suonato gente, ecco, e infatti la chitarra, la sofferenza dell'artista è, però la sofferenza dell'artista sta anche in questo, nell'essere un po' desiderosi del proprio nome, un po' egocentrici. Abbiamo una parte di noi stessi. Gli artisti sono tutti matti. Portiamo la sua. Però dall'altra parte c'è del pudore, lo dirai tu, Carla. Però c'è matto e matto, diciamo. Ma tutti quanti noi, io scrivo, quindi la vivo quotidianamente questa cosa, sui miei libri, o sui saggi, o sulle poesie, o sugli articoli. Ho voglia che il mio nome appaia. Ho la presunzione di interessare agli altri, ma nello stesso momento allora io si signora, ha paura. Signora, allora io devo dire anche un'altra cosa. L'ambizione di ognuno. Io devo dire anche un'altra cosa. Per me scrivere e ora poter parlare anche alle persone, sono molto timida anche se non sembra. Anzi no, non timida, non ma emotiva. No, ho sbagliato il termine. Sono emotiva, è diverso. Sì, timida, emotiva sì. Scrivere è, in un certo senso è come anche se uno io ecco diciamo questa parola mi viene anche la sento e quindi ho anche paura, perché un po' di pudore, è un grido anche d'aiuto, è un grido d'aiuto, perché a volte si parla durante la nostra vita e magari chi c'è accanto non ci ascolta. Allora parliamo di colori, ecco, che sono nel posto giusto anche. Io oggi, io insomma, si sa che io sono un po' matta, però questa mattina ho preso il gessetti e ho iniziato a colorarmi i capelli. Ecco, proprio. E ho deciso che avrei avuto i capelli colorati e una maglia bianca, bello, che è il colore più bello che esiste, secondo me. Sì. Una tela bianca e un arcobaleno. L'arcobaleno è qualcosa che è l'inizio, la fine, sì, la fine è l'inizio, è perché infatti, appunto sì. è un questo libro è circolare. Sì, è circolare, bravo. Che cos'è per te l'arcobaleno e perché è così importante in questo libro? Allora, l'arcobaleno, ho citato una frase di Charlie Chaplin proprio all'inizio, che dice: se guardi in basso non troverai mai arcobaleno. E quindi è una spinta all'ottimismo, no? A guardare su è meglio che guardare giù. Ecco. E i colori sono come il pittore nella tavolozza, no? Che cerca
Io le ho voluto usare tutti, perché l'arcobaleno ce l'ha quasi tutti, insomma, sono sette, però c'è una gamma di colori. E quindi io mi sono attaccata a tutti i colori. Io l'ho trovata una fune, una fune da seguire con molta, ma proprio guidato a me l'arcobaleno, raccontando questa storia. Cioè, mi è venuto proprio come, capito? Sono appena, non mi piace proprio raccontare, però sono tutti i momenti, e si capisce dal libro, i periodi dei colori. Sembra banale, a dirlo anche sembra di banalizzare, però poi sono, diciamo, sottolineati da proprio opere d'arte, perché ci sono dei momenti, per esempio, svegliamo qualche cosa, nel bianco c'è la crocifissione di Marc Chagall, che è, insomma, un pittore notissimo, e quindi parla della guerra, e qui si parla anche, sono brevi cose, no? Non sono temi approfonditi, però la vita è fatta di tante cose, di guerre che ci sono state, di luoghi che non conosciamo, di persone, di tutto. E di sensazioni, di emozioni. Questo è un libro che quando... Di dolore, di perdite, di... Ora, questa è una donna che attraversa la vita normale, quotidiana, come a tutti accade a noi. Ci incontriamo l'amico che ha perso i suoi cari, incontriamo la persona che si innamora, quindi c'è quell'attimo di gioia. Ecco, in questo libro ci sono... Poletto in fondo è un personaggio solo forse per descrivere la vera protagonista, è la vita, più che Poletto, giusto? Più che Paulette, io mi sono servita di Paulette, forse per raccontare anche altre cose, come della guerra, come dei rapporti tra padre e figlio, come dei rapporti tra uomo e donna, perché ci sono varie figure, come quella di Mario, quella di Amedeo, quella del marito. Ora non voglio dire perché bene non lo legga, però sono tutte qualcuna negativa, come è nella vita. Ecco, leggendo poi questo libro si capisce, non solo per quello che c'è dentro, ma per come è scritto, che l'autrice è una donna molto colta e preparata, perché appunto affronti tante vite, tante persone, e stare dietro, stare al passo di tante persone e tante vite non è facile. Lei ci riesce e ci gioca con queste vite. Prego! Prego, a me per esempio il personaggio anche del pittore, che sembra quasi... Chi è il tuo personaggio preferito? A parte Paulette, perché no, Paulette no, ma forse ho detto... Ma il mio personaggio, io sono attaccata a tutti i miei personaggi qui dentro. Sinceramente non potrei, l'uno non può essere più importante dell'altro, perché... come mi ricordo, ecco, in questo momento mi è venuta in mente una frase di Laura Biagiotti, disse una volta che c'è un tavolo che ho nella mia stanza, ci sono oggetti importanti e oggetti meno di valore. E così, qui ci sono tanti personaggi, la vita è fatta di persone più importanti, cioè che ti marcano più la vita, ma è fatta anche di quelli piccoli angoli, eppure sono necessari. Magari di quelle piccole persone, per esempio... che abbiamo anche noi conosciuto in comune, no? Certo. Questi personaggi magari sono persone che magari vedi per un attimo, però ti segnano, ti danno quell'anello di congiunzione a un'altra cosa. E che cos'è allora più importante? Non, secondo me non nessuno e tutti. Cioè, nel mio primo incontro con Valerio Achillese Menzin, che è quello che ci ha fatto... Che ho incontrato a Milano, ha fatto. Io lo incontrai nel 2000, gennaio 2012, ho fatto l'anniversario pochi giorni fa, presentando il mio primo libro. Era un libro molto particolare perché era un saggio, quindi che mi riguardava oltretutto, quindi una cosa particolare. Valerio aveva ancora Diffusione e Cultura, era la sua libreria, che era due volte questa stanza, piccolina, raccolta intima, bellissima, Sesto. E alla fine della presentazione, parlando delle persone che ti toccano, sfiorano la tua vita, ma lasciano un segno, mi fece una domanda, che è la domanda della nostra rassegna letteraria. Quindi tu l'hai già sentita.
tutti gli autori devono rispondermi e non ce n'è uno che mi risponde in maniera uguale all'altra e non c'è la risposta corretta. La domanda è: con Paulette, con questo libro, tu ora ti senti lo scrittore? Io ho molto rispetto di questa parola, sono sincera. Io sono l'autrice di Paulette. L'autrice di Paulette mi sento proprio completamente, perché è proprio tutto mio. Ci può essere degli errori, ci può essere, è proprio mio. Però queste parole, scrittrice, insomma, io ho questo piccolo percorso. Se mi dà delle emozioni, come si fa? Sarà il tempo che lo potrà decidere, forse anche. Io ho molto rispetto per le cose. Quanto tu hai dato a Paulette e quanto Paulette ha dato a te? Bene o male un po' ce lo hai già detto. Io ho cercato Paulette tantissimo e lei ha trovato me. È stato un po' e ci siamo incontrati anche in treno, non l'accennavo prima a Carla, perché c'è una scena proprio con questa scrittrice che è su un treno e si trova, e le parole che leggerete, se le volete leggere, che si scambieranno, sono due, una battuta per uno, fa capire chi è Paulette anche per me. E va a letto, un libro va a letto, non va spiegato, sono fatti per quello, non va spiegato. E poi quello che c'è anche dietro al libro, questi legami alle persone, io volevo spendere due parole anche per Maurizio Giardi, alla persona a quale ho dedicato. E tu devi farlo, però mi devi lasciare anche lo spazio. A voglia. No, di trovarti una parte da farti leggere. Sì, sì, va bene. Quindi vuoi leggere qualcosa? No, ah, non devo leggere io. Ah, io devo leggere io. Sì, sì, ma io non sono molto brava, perché che leggere? Non importa, ma io non potrei mai leggere come tu l'hai scritto. Ah. Cosa ti vorresti? Questo, il corsivo. E l'ho aperto a caso. Guarda, questo è veramente bello. Tra l'altro me l'ha letto alla prima presentazione, ho avuto la fortuna che mi è venuto un caro amico a trovare, è un attore, insomma, recita anche. Guarda un po'. Pensi di Brunelleschi, insomma, guarda, veramente, letto da lui, cioè, faceva venire, letto da me. Comunque ci provo. Sei un sogno da coccolare, un po' evanescente, che si perde nel tempo di chi ti sa aspettare. Sei questo, Amedeo? Non so. Sei finito nel buio di una stanza, sveglia per la pioggia, che ora scende grossa, picchia sulle persiane, poi scivola nella terra e la ingrossa, la inzuppa, la possiede. Come stai facendo tu adesso con me? Mi possiedi, imprigioni i miei pensieri e li fai tuoi. Sei nell'altra stanza, potresti essere ovunque, sei qui con me. Sei entrato da poco nel mio viaggio, lo hai fatto tranquillamente, elegantemente. Questo vagabondare per la mente stanotte ha il ricordo del sapore di un caffè, di silenzi pieni di parole, di gocce di pioggia che avrei voluto asciugare subito in quel primo incontro, di baci rubati in fretta, di sguardi negati per paura di liberarsi troppo, troppo in fretta. Gesti che hanno l'odore di un ricordo di eccitazione fra le tue mani, sulla mia bocca, e ancora tra i miei capelli, o tracce di questo pomeriggio, ore ed ore nelle quali ho danzato per te, con te. Siamo un sogno evanescente, com'è possibile essere per tutti, con tutti? Solo pochi sanno intravedere e afferrare quello che sfugge, ma si insegue da sempre. Forse un po' fa paura anche a noi. Sono qui, e le mie dita vanno veloci sulla tastiera. Il corpo è concentrato, attento, seduto, e accaldato sulla tua poltrona morbida, davanti alla scrivania. Lo scialle è ormai a terra. Sono nuda, la donna più nuda che mai hai avuto e mai più avrai. Il torpore dei pensieri che ora mi procuri, sempre più forti e violenti, come il lampo che appena squarciato la notte mi accarezza la pelle, e il sudore in mezzo al seno è sempre più evidente. Solo i capelli sciolti coprono le spalle, scendono avanti preoccupandomi solletico. Penso che potrebbero essere le tue mani. Amedeo stava fermo nel settore in ombra della porta socchiusa, guardava Paulette già da un po'. Era molto attraente con la luce del computer a definire le linee del corpo. Notò i turgidi capezzoli, i capelli arruffati, era molto eccitante. Il volto era assorto, sperduto in volo che ancora lui non conosceva.
Fece un passo avanti e la porta lo svelò. Era nudo. La sua pelle in penombra apparve più chiara. Lei lo guardò con sorpresa. Si sentì cotta e infragrante. Era senza peccato, ma voleva il peccato. Lentamente Amedeo si avvicinò alla sedia girevole, la spostò e la portò di fronte a sé. Era un invito e lei accolse. Lui era eccitato, le prese le mani, le strinse e poi le abbassò. Ora era lei a sovrastarlo. Lui la toccava, lei lo toccava. Paulette bloccò la sedia con i piedi e il rosso delle unghie laccate sembrava sprigionare tutto l'eros di cui lui era capace di farle assaporare. Le labbra assecondavano ogni vibrazione del corpo. Le dita sfioravano centimetri di pelle ancora sopiti per sprofondare nel labirinto nel quale è bello perdersi. È bello essere nudi, nudi di tutto. Sento ogni tua carezza, sussurrò lui. Amore, finì lei, ormai schiava di tanta forza. Lo senti quanto è forte questo momento? Lei non gli rispose con le parole, ma favorendo con impeto le sue fantasie che il bagliore dei lampi ogni tanto svelavano. Fecero l'amore di nuovo, infine Amedeo la lasciò. Erano sudati, appiccicosi, sfiniti, saziati nella mente e nel corpo. Lei rimase seduta senza forze, non disse nulla. Lei lo fece Amedeo mentre lasciava la stanza. La luce del monitor di nuovo la illuminava, raccattò lo scialle, nel quale si riavvolse e riacquistò pian piano lucidità e piena coscienza. Continua a scriverti, accompagnata dal profumo della follia di una notte piena di senso, piena di un sentimento al quale io non do un nome. Tutto ciò che provo lo vivo, lo divoro, lo assaporo, ma non lo intrappolo in una definizione. Che cosa sia Medea, tutto questo che scorre fra noi non mi interessa. Per me è solo pioggia che va a finire nel fiume. Io voglio vivere di quel fiume e per soltanto di quell'acqua. Bravo. Non sono tanto brava a leggere, però una cosa che mi è piaciuto, che ho aggiungo qualcosa perché certo. Da diverse presentazioni poi ognuno mi dice anche delle cose, mi fa scoprire anche a me delle cose sulla scrittura. Per esempio io sembra che descrivi queste scene anche un pochino più magari è però non mai volgare, ci sono anche altre scene di questo Amedeo e Paulette, ora te hai molto proprio questo punto, però, parla di Amedeo, dell'amore incontra, riuscire a però ecco, di, se, di sesso e di ci sono con l'eleganza, ecco, anche un'altra scena che a me piace tantissimo, ora non è il caso di leggere, che è in un altro punto, è veramente che a me veramente mi è piaciuta tantissimo e è stata notata, quindi a me mi fa veramente piacere. Ecco, una cosa che mi hanno fatto notare, chi mi ha presentato, chi ha letto magari, io dentro di me lo so magari le cose, però è difficile dire, certo. Perché non è bello neanche essere presuntuoso e dire è così, ognuno ci potrà vedere però qualcosa, ecco. Io inviterei adesso loro a chiederci sì. Anche, sì, sì. A parte lei che... Lei ha letto la presentazione. Scusa, no, io così me ne vado. No. Ma io trovo che secondo me il libro è molto interessante e attuale. Attuale ed è un'attualità che va da anni fa fino a oggi. E penso che ha centrato molte cose. Ho sentito come ha letto, molto scorrevole, tra l'altro. Sì. E se non si deve preoccupare troppo la signora, perché è un libro che va questo. Ah, speriamo. Vorrei leggere solo questa cosa qui che è dietro al libro, proprio quella. Certo. Che secondo me io l'ho scelta, e il fatto è che Cristina è stata molto contenta di mi ha fatto scegliere ovviamente, però anche lei era concorde in questa cosa che non me la voleva suggerire, però. E c'è proprio l'essenza di questo libro. Quella forza c'è anche tutto dopo. Questa la devo leggere. Se dice la cosa no, questa la devo leggere perché è l'essenza, quindi. Paulette sapeva male anche così, da lontano, in silenzio. Conosceva l'amore, lo viveva, lo rispettava, ma nella sua vita sembrava non poterlo mai afferrare. Ne soffriva, ma aveva capito che i sentimenti la attraversavano soltanto, la trasformavano, la arricchivano, ma non si fermavano. L'amore non è possesso e quello che fa questo personaggio in questo libro è riuscire ad amare nonostante, anche se non hai, cioè, o il padre, o il compagno, o l'amico, o qualsiasi altra cosa. Amare nonostante tutto
è la cosa più difficile, che nessuno di noi, cioè si deve fare uno sforzino, si deve sforzare per riuscire ad amare senza, perché amare vuol dire dare, non vuol dire io ti do e te mi dai, perché così siamo tutti bravi. Amare è un atto di dare, e nonostante che ti possa... Sì, ma lei mi deve dire una cosa, lei oltre a scrivere libri, che lavoro fa? Io ho fatto tanto, vengo dalla zona di maglieria, ho fatto tanta maglieria, prima ero classe cinesi, ero molto, insomma, e poi no, con la scrittura non c'entra niente, ho fatto diversi lavori, sono molto... Questa verve, questa verve... Ma io ho sempre letto tanto, da sempre, mi erano sempre tanti a casa mia, mi facevano i libri, amo i libri, l'odore della carta, della penna. Quindi è una cosa che viene da bambina. Da bambina, e i primi pensierini, mi sono sempre, ecco, essendo una bambina timida anche da... Quindi magari a volte non sono stata una che si è saputa spiegare bene con le parole. Forse un po' io ho parlato dopo 50 anni. La copertina. Però ho passato anche dei momenti nel quale io non ho saputo molto spiegarmi e non riuscivo a farlo neanche con calma. E a volte ecco perché si è riallato. Ha fatto un ottimo lavoro. Ma io la ringrazio davvero tanto perché la copertina. Ecco, la copertina. Perché tutto il mondo ha studiato. No, allora guarda, la copertina è molto semplice. Io volevo qualcosa un po' di stilizzato, non volevo paesaggi, non volevo niente di... né di una donna definita, non volevo neanche la figura di una donna proprio definita. La mia idea iniziale era che portasse addirittura un cappello, visto che io amo cappelli, e che dal cappello scendesse l'unica cosa che io ci tenevo veramente... A Cristina l'ho ripetuto in continuazione, che questa E non finisse. Ed infatti poi lei ha trovato poi la figura più giusta, io gli portavo una bozza e poi lei trovò questo. Io ho avuto anche, in quel periodo, io voglio raccontare anche questa aneddoto per dire degli incontri che si fanno, io in quel periodo lì che stavo decidendo se accettare questa copertina o no, incontro un signore che fa proprio questo di lavoro, non l'avevo mai visto, è stato presentato, e chiesi anche a lui se mi potevo fare degli schizzi, magari Cristina mi disse se mi sarebbe piaciuti, avrebbe accettato, e quindi questo ragazzo mi fece dei bellissimi disegni, che tra l'altro ci fa anche in fondo, l'ho ringraziato, però mi ha dato ancora la convinzione che Paulette era questo qui. E quindi ecco, anche questi incontri importanti, piccoli, sembrano quasi insignificanti, ci scivolano vicino, però invece sono la nostra vita. Però sono qual è la pennellata più giusta? Qual è quella che fa più quella prima, all'inizio? Qual è? Non si sa. Tutto insieme. Nulla succede per caso. Sono tutti, e in un arcobaleno sono tutti, è tutto, è l'insieme delle cose che forma la vita. Non c'è più e meno, e questo bisognerebbe imparare anche veramente nella vita un po' tutti. La vita è bella perché è imprevista, tutti i giorni, un giorno dopo non sa mai quello che succede. Infatti. Ma quindi, tu hai vinto il premio Zuppe Rosse. Allora, hanno fatto, sì. Un premio importantissimo questo. Sì, infatti, mezza Toscana lo conosco. Sì, anche questo è un racconto scritto tantissimi anni fa, una donna, un dialogo fra la luna e il pozzo, e sinceramente lo mandai per scherzo, come si manda anche a volte, ho mandato poesie, cose varie, e così, e mi è piaciuto tantissimo anche la definizione di giornalista Iago Iostri, veramente ha dato qualcosa in più. Complimenti. Quindi dovrei partecipare ora al nostro concorso. Mi piace parlare, cioè è proprio sulla violenza di genere, ecco, di questa luna e questo pozzo, no, che parlano. E questa donna che attraversa questo paese ogni giorno con questo figlio, però alla fine quello che accade a questa donna se ne accorge solamente la luna e il pozzo. Ora io ho detto un po', però a te, a lei. Parlando di pozzi, in questi giorni il caso di Julen mi ha talmente sconvolta che ancora sono abbastanza io provata. Io ho passato tutta la notte quando fu di Alfredino, attaccato al televisore. Io avevo 3 anni, ma
sono riuscita a ricordarmi ancora. A Vermicino ci hanno fatto un momento. Ecco, parlando anche degli incontri, io volevo ribadire di Maurizio Giardi e Marco Mannori, che loro mi hanno aiutato a fare anche un po' di editing, perché giustamente, certo, ecco, delle virgole, delle cose. E quindi l'ho dedicato a lui perché? Perché questa persona che io non conoscevo, l'ho incontrata per caso e poi mi ha mandato da Rupe, da Cristina. Ecco perché nella vita, no, questi incontri mi ha dato talmente fiducia che mi sentivo di affidare alla persona giusta. Ecco, mi emoziono perché di quel pudore accennavo prima. Si ha tanta voglia a volte di dire, di far conoscere, però c'è anche questo pudore dentro di noi. E se non incontri quella persona a cui affidarlo, perché per te è una cosa preziosa, cioè, per me questo libro era un po' un figlio, un po' qualcosa di mio, non so se era la mia prima esperienza, che non è che io, anche se avrei voluto, lo vorrei lo leggessi il mondo intero, è logico, perché chi è che non vorrebbe però nello stesso tempo c'è anche quel qualcosa, e io questo Maurizio Giardi, ecco, mi ha dato quell'abbraccio in quel momento che mi sono sentita libera. Mi prendo uno di questi. Sì, 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 può prendere anche un libro se lo vuole. Ecco, e quindi è stupendo. Sì. Allora, noi questo video lo troverete già da domani, presumo dopodomani, su Liberi TV, che oggi non potevo essere presente, ma abbiamo la sua loro telecamera. Loro ci conoscono molto bene, conoscono la nostra rassegna letteraria, ma ribadiamo anche per i presenti. La nostra rassegna letteraria si chiama Sei senza barcode, che anche io ringrazio perché veramente... Senza barcode è la nostra associazione, ho fondato il giornale nel 2012, il 12 settembre 2012. Sono più vecchio di voi, 2002. Vabbè, dipende da quello che fa. Sì, è una bella sfida. E quest'anno faremo la seconda edizione sia della rassegna letteraria che dei concorsi, dove invito tutti quanti voi, e ci sono due concorsi, uno d'arte dove avremo nella giuria anche Carla Campea, che ci onorerà della sua presenza, e anche del testo critico del vincitore è stata Glenda Safonte, una ragazza veramente straordinaria nelle sue opere. E l'incipit è appunto disegnare o creare, poi è per scultori, fotografi, pittori, insomma chi fa arte, la libertà, rappresentare la libertà, una cosa molto semplice, insomma. L'altro concorso si chiama Bloggami, dove spero tu parteciperai. Certo, sì, tutti i nostri concorsi sono gratuiti, ecco. L'unica cosa che viene richiesta è di iscriversi ovviamente all'associazione, e poi nessuno pagherà più nulla. Quindi abbiamo due concorsi, il secondo Bloggami, per dei concorsi brevi di massimo 1000 parole. Tolleranza bassissima, minimo 800, massimo 1000 parole. Chi scrive sa che scrivere un racconto di 1000 parole è alquanto complicato. Un articolo per il web ha più o meno 300 parole, quindi stiamo parlando di un piccolo approfondimento, non è facile. La rassegna letteraria 6 senza barcode e Academy, che è il nostro lato didattico dell'associazione, ha tre aspetti: comunicazione 3.0, il web writing, e quest'anno si inserisce un appuntamento, sono tre date iniziali, febbraio, marzo e aprile, dove insieme all'associazione Matrix Lingua andremo a fare lo studio delle parole. Quindi spero tu potrai venire nuovamente a Roma e partecipare, certo, a questo studio, che sarà veramente molto bello, con dei docenti di un livello veramente alto. A dicembre ci sarà la grande premiazione di questi due concorsi e a luglio, in anteprima, lo dico qui anche se poi i dettagli andranno presto in radio da un amico che forse riesce anche a passare,
ma li diremo fra qualche settimana, avremo anche la TV. Quindi saremo dotati di una web TV dove la nostra ormai la comunicazione la faremo veramente per tutti gli aspetti, in tutti i modi. Quindi vi invito a seguirci sul nostro sito senzabarcode.it, vi lascerò riferimenti, e iscrivervi alla nostra associazione, a leggere il libro di Paola Fiaschi, a tastarla di domande se ora le avete, e poi a bere insieme a noi, cioè salutarci.